Dietro questa porta c'è Sofì con il nostro nuovo cucciolo. Siete pronti per conoscerlo? Diamo il benvenuto a Ray! Yeah, yeah, mini. Yeah, yeah. E lei è Sofì. Non eravamo a fuoco, adesso lo siamo. E benvenuti in una nuova giornata insieme. Perché ogni giorno è insieme con il Daily Vlog delle Trote. E oggi è un giorno super importante nel mondo. Il giorno più importante del Daily Vlog è oggi. Mi sono troppo felice, vieni qua. No. Woo! Yeah, yeah, ni, ni, ni. Yeah, yeah, ni, ni, ni. No. Perché siamo così tanto euforici oggi? Andremo a prendere il nostro nuovo cucciolo! Sono troppo felice! Andiamo alla lavagna. Prendere il cucciolo! Sì, è piccolo, carino, pallina. Già l'avete visto in foto. Che carinissimo! Lo ha anche visto Kira. E la sua reazione è stata abbastanza particolare, perché in realtà non ha fatto nulla. Semplicemente lo guardava e non capiva che era un cane, perché vedeva semplicemente un telefono. Flashback. Ma oggi finalmente lo vedremo insieme qui a casa nostra. Bello. Sono davvero super emozionato, anche perché è il mio primo cucciolo e quindi sarà una grandissima responsabilità. Dargli sempre da mangiare, da bere, pulire, portarlo in giro a fare i bisognini, pulire per terra quando li farà per terra, non dormire la notte perché abbaierà tutte le notti. Accarezzarlo, pettinarlo. Wow, lui. Un po' quello che già faccio io con te. Gattini, coccolare, fatti addormentare. Ma comunque sarà una grandissima avventura che condivideremo insieme. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per entrare a far parte del... Team Trote. Esatto. Yeah, yeah, ni. Perché questo, per chi non lo sapesse, è il nostro saluto, il saluto delle trote. Prima di andare ci sta sempre una buona lettura. Giovane illusionista capace di sorprendere il pubblico con tutti i miei avvenimenti. Ma questo è di me. Sono troppo felice. Lui, il cane in realtà non sarà tuo. Come no? Sarà mio. Ma se hai i capelli corti? Che c'entra? Non lo so. Sarà mio lui. No. Allora Sofì, chiariamo. Il cane è mio. Avrai il permesso di toccarlo poche volte ogni tanto, però è mio. No, lui è anche mio. Facciamo una cosa, facciamo tutte e due. Che dici? Metà e metà? Lui, ma che stai facendo? Oh. Ok, non mi sono fatto niente. Metà e metà. Dai. Ok. Andiamo a prenderlo. Come già sapete, non potete venire con noi all'allevamento. Andiamo. Ciao. Prima di andare però ci tenevamo a dirvi due cose importanti. Da quando avete visto Kira per la prima volta, cucciolino di mia nonna, molti di voi si sono innamorati e avete iniziato a desiderare cuccioli piccoli, carini. Però noi ci teniamo a dirvi che in realtà avere un cane non è soltanto divertimento. Perché sì, loro sono dolci, ci riempiono d'amore, d'affetto, però in realtà richiedono tantissima cura. Quindi noi vi invitiamo a riflettere prima di voler prendere un cane. Perché se solamente il bisogno di un nuovo gioco, potete tranquillamente comprare un giocattolo. O se è un passatempo momentaneo potete guardare i nostri video, ma non prendere un cane o un gatto o qualche altro animale, leone, tigri. Sì, perché questa è una scelta super impegnativa che vi ruberebbe un sacco di tempo. Quindi se voi già sapete che non siete in grado e non avete il tempo per prendervene cura, non prendetelo. Altrimenti si potrebbe rischiare di andare incontro a una cosa terribile, ovvero l'abbandono degli animali. Noi ci teniamo davvero tantissimo agli animali, quindi pensare che qualche cucciolo possa essere abbandonato ci spezza il cuore. Quindi pensateci bene prima di prendere questa scelta così importante. Ma comunque adesso basta con questo momento commovente, andiamo a prendere il cuccioletto. Sì! Qui c'è la cosa più dolce che io abbia mai visto e presto lo vedrete anche voi. Ma quanto sei dolce. Forza lui, andiamo a casa. Il nostro nuovo cucciolo. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Lui. Non mi è successo niente. Ma sei impazzita, mi hai stonato! Un timpano! Sta andando a sbattere! Scusa lui, scusa! Spegni la macchina! Dove siamo finiti? Provo ad uscire da qui! Diana, aiuto, aiuto! Ok, ce l'abbiamo fatta! Lui, scusa, ti do un bacino all'orecchio, vieni! Ale, 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 ale! Team Trote, dietro questa porta c'è Sofì con il nostro nuovo cucciolo. Siete pronti per conoscerlo? Sono davvero super emozionato, perché per la prima volta ve lo vedrete insieme a noi. Team Trote, diamo il benvenuto a Ray. Guardatelo.
Sei bellissimo. Ray, ti presentiamo le nostre trote. Sono più di 1,5 milioni e ti stanno guardando. È il team trote. Sei emozionato? È un cuccioletto palla di pelo. È bellissimo, non potete capire. È proprio una palla di pelo. Una palla di pelo. Come molti di voi già sapranno, noi abbiamo un altro cucciolo, Kira, che è una femminuccia. Però non sta quasi mai con noi, perché lei in realtà è di mia nonna. Ray invece è proprio nostro e starà sempre con noi giorno e notte, ogni giorno, sia qua che da lui. Per chi non l'avesse capito, è un chihuahua a pelo lungo. Sì, è una specie di Kira col cappotto. Perché Kira è chihuahua a pelo corto, lui è uguale a Kira, solo che hai pelo lungo. Ci somigliamo? Direi quindi di dare il benvenuto a Ray con un annuncio super importante. Abbiamo appena creato un profilo Instagram per Kira e Ray, che si chiama proprio Kira e Ray. Andatela a seguire tutti per dargli il benvenuto. Kira e Ray, Kira e Ray. E nasce subito la ship. Noi siamo innamorati di questa pallina di pelo. È super morbido, sembra davvero un peluche. L'abbiamo scelto tra tutti i suoi fratellini perché era quello più pazzo, l'unico che piangeva tutto il tempo, che abbaiava, che correva di qua, che correva di là, non dormiva mai. E quindi abbiamo detto: quale altro cucciolo potrebbe entrare a far parte del team Trote se non lui, che è già pazzo, più pazzo di noi? Sì, infatti Ray è super vivace, anche se in questo momento non sembra perché si deve abituare alla nuova casa. In realtà è un giocherellone, gli piacciono le coccole, anche se è abbastanza dormiglione. In macchina ha dormito tutto il tempo. Sophie, ma questa non è la sua nuova casa. Lui starà a casa mia. Lo so, però quando registreremo in questa casa dove starà? A casa mia. Anzi, dovrei prendergli una cuccia. Come gliela prendo? Rosso o blu? Ray, che stai combinando? Dove hai preso quello? È il peluche di Kira. Siete più o meno delle stesse dimensioni. Se Kira scoprisse che io ho dato a Ray, che per lei è totalmente un estraneo, il suo peluche, mi ucciderebbe. Direbbe cavalli. Osserviamo un giovane cucciolo di scimmia giocare con un cucciolo di chihuahua. Scimmia? E lui, ma che fai? Ray, sei felice della tua nuova casa? Io ti adoro. Io ti adoro. Però non credo già siamo arrivati a questo punto di baciarci. Diamo tutti il benvenuto a Ray. You are my sunshine, the money sunshine. Dove è finita? Tu sei mio, non sei di lui. Sei soltanto mio. Devi stare con me sempre. Devi ringhiare lui. Cosa? Volevo dire, sei anche mio, non solo mio. Ma comunque, Sophie, cosa ne diresti di andare a casa mia e fargli vedere la sua vera casa? Sì, andiamo. Anche se questa è la tua vera casa. Teletrasporta a casa di lui in 3, 2, 1. Ta-da! Ah, Sophie, mi sono dimenticato di dirti che ho fatto installare una scala mobile nella mia stanza. Ah, sì? Vediamo come funziona. Ciao, io sto andando. Lui, non c'è nessuna scala mobile. C'è la... Ma che fai? Non riquadrare qua. Vai di là, vai di là. Guarda, hai visto che ci sono le scale mobili? Ok. Mio caro Ray, benvenuto nella tua casa. Ray, qui puoi fare tutto quello che vuoi. Vuole essere soltanto accarezzato. Quella lì è la tua camera da letto. Anche se in realtà la tua cuccia deve ancora arrivare. Quello è un cuscino provvisorio. Questi sono tutti i tuoi giochini. Questa è la tua cucina. Poi qui c'è il bagno. E si spera che tu un giorno impari ad utilizzarlo. Si è già messo comodo. Ta-da! Che sei bellino. Sei un Vulpix. Che sei bellino. L'avventura di oggi si conclude qui. Speriamo tantissimo che Ray vi piaccia e che sia accolto alla grande dal team Trote. Mi raccomando, seguite Ray e Kira nel profilo Instagram. Cliccate il video che vi sta per comparire, che sarebbe l'avventura di ieri. Noi ci vediamo domani con la nuovissima avventura. Wow! Ciao.
tra te.